Re Allant il XII, incanalando il potere delle anime, portò una prosperità senza precedenti nel nordico regno di Boletaria, fino a che una densa nebbia incolore avvolse la terra. Boletaria restò isolata dal mondo esterno e coloro che osarono penetrare nella nebbia non fecero ritorno. Ma Vallarfax delle nobili zanne gemelle si liberò dalla nebbia e rivelò al mondo la disgrazia di Boletaria. Riferì che il vecchio re Allant aveva destato l'antico, la grande bestia che dorme sotto il Nexus dal suo sonno eterno, e che era dilagata una nebbia incolore, foriera di terribili demoni. I demoni braccavano gli uomini e li spogliavano delle loro anime. Coloro che perdevano l'anima perdevano il senno. I folli attaccavano i sani e regnava il caos. Vallarfax disse anche del suadente potere delle anime dei demoni. Ogni volta che un demone reclama un'anima umana, l'anima del demone viene rinvigorita di forza vitale. E il potere di un'anima demoniaca matura va oltre l'immaginazione umana. La leggenda presto si diffuse. Prodi guerrieri, attratti dalle possibilità, affrontarono la fenditura per raggiungere la terra maledetta. Ma nessuno è mai tornato. Pior delle zanne gemelle. Yurt, il capo silenzioso. Saint Urbain. Skirvir, il viaggiatore. La sesta Santa Strea e il suo cavaliere Garl Vinland. Il saggio Freyk, il visionario. La densa nebbia incolore si insinua lentamente oltre i confini di Boletaria. L'umanità fronteggia una lenta ma certa estinzione. Prima o poi la nebbia inghiottirà tutte le terre, vicine e lontane. Ma Boletaria ha un'ultima speranza. Un guerriero solitario che ha sfidato la funesta nebbia. Il regno ha trovato il suo salvatore? O i demoni hanno trovato un nuovo schiavo? Anima coraggiosa che non teme la morte. Io ti guiderò alla fenditura. Così che tu possa riportare l'antico al suo sonno.
Ah!